Allora, amici, siamo pronti per un nuovo video. Che cosa è successo? È successo che la stufa elettrica, il ventilatore, la stufa elettrica, all'improvviso si è rotto. Vado a vedere e in effetti per smontarlo è molto semplice, perché le viti sono delle semplici viti normali. Non sono, certe volte ci mettono delle viti che non si possono aprire, che non muoiono, che vengono aperti questi. E l'attrezzatura che serve a questo punto è questa qui, niente di particolare, eccola qua, è un set di cacciaviti molto utili, ci sono delle prolunghe, posso svitare queste viti per accedere al motore del ventilatore. Ecco, abbiamo smontato la stufetta e ho controllato, e in effetti mi sono accorto, ho controllato con il tester, che è questo qui, questo, e per vedere la continuità dove potrebbe essere interrotta. Basta accendere e mettere qui dove c'è questo simbolo musicale. Quando due fili non sono interrotti c'è una piccola musichetta, e questo. Vado a vedere il fusibile e in effetti mi sono accorto che qui il fusibile non funziona. Ecco qua, vedete? Se io faccio da qui a qui funziona, perché è collegato. Vedete la continuità? Invece qui non funziona. Quindi la prima cosa che devo fare è levare questo fusibile e andarlo a comprare, perché è questo che interrompe la corrente e la stufetta non parte. Quindi nel frattempo, prima di fare questo, ho dato una bella pulita alla polvere con questo pennellino, e adesso praticamente è pronta. Adesso devo assolutamente togliere questo fusibile e ricomprarlo uguale. Ecco qua, adesso lo vado a togliere. Allora, riprendiamo il lavoro. Questo è il fusibile termico che si è rotto, si è fuso praticamente per eccessivo calore, e questo è quello nuovo che ho comprato. Ora lo dovrei rimontare qui, però ho pensato che se faccio con una saldatura stagno ho paura che si fonde di nuovo, perché con il calore potrebbe fondersi, non mi fido, troppo vicino. Ecco, vedete qua, è troppo vicino i due attacchi, quindi ho paura di usare il calore. Dovrò cercare di rimetterlo in questi rivetti che ci stanno, altrimenti dovrò trovare un altro rivetto così piccolino, non so se ce l'ho. Devo andare a trovarlo, levare questi e mettere due rivetti nuovi che me lo reggono. Così deve rimanere questo, ecco, in questo modo. Allora, come potete vedere, sono riuscito a rimontare il fusibile termico senza dover prendere la rivettatrice e senza saldarlo. L'ho rimontato con gli stessi rivetti che c'erano, adesso li stringo un po', e in effetti il lavoro mi sembra che è venuto bene, non dovrebbe muoversi. Poi ho fatto fare il giro due volte, che filo, questo è molto lungo. Sono stato fortunato perché questo filo è molto duttile, si piega con certa facilità. Allora, abbiamo rimontato il motorino allo chassis, diciamo. Prima di chiuderla è opportuno di spruzzare un po' di questo prodotto, o anche similari, qui dove gira, diciamo, alla puleggia, perché col tempo, con la polvere, potrebbe, ecco qua, si potrebbe bloccare. Non scorre bene, invece adesso scorre benissimo. Adesso procedo col rimontaggio.
I fili stanno bene, no? Non toccano nella resistenza, altrimenti si bruciano. Non sta lontano. Perfetto. Proseguiamo con il rimontaggio, quindi bisogna far combraciare queste guide, qui dove vanno le viti. Quindi ecco qua, questa qui, questa sotto, facciamo quelle sotto prima. Controlliamo che i fili non toccano, questo è importante, ci stava la cattedra di protezione qui, quindi questo deve stare sotto il cattedra di protezione, no, altrimenti è pericolosissimo. Facciamo la prova così, senza richiuderla, soltanto girando la ventola, non accendendola su, però devo mettere almeno una vite, la devo mettere, una vite di bloccaggio la devo mettere, ne metto due per farlo reggere, non faccio altro. Andiamo a provare almeno soltanto la ventola, ecco. Allora, ho attaccato la corrente, vediamo se funziona. Ecco, la ventola è partita, sentite il rumore? Non mi sembra che tocca in nessun posto, sto vedendo molto perfetto, molto lontano dalla resistenza. Adesso accendiamo la prima resistenza e vediamo, ecco, si scalda, si sta scaldando, la prima resistenza si sta scaldando, seconda resistenza, eccolo, fa un po' di fumo, perché forse è quel... il W40 che ci ho spruzzato si sta evaporando. Se uno lo riesce a fare da solo, sapendo che la prima cosa da vedere quando un ventilatore di questi, una stufetta, si rompe è il fusibile termico, che è un fusibile di sicurezza per evitare eccessivi surriscaldamenti del prodotto, diciamo. Potete fare anche voi, è chiaro che dovete stare molto attenti. Ok, allora, il lavoro è perfettamente riuscito. Praticamente mi sono guadagnato 20 euro, perché questo tipo di ventilatore, se voi andate nei negozi elettrodomestici, adesso li vendono a 20 euro, se andate a qualunque negozio di elettrodomestici. Quindi in effetti non vale la pena portarlo da un tecnico per aggiustarlo, ma questo succede con tutti i piccoli elettrodomestici, che conviene, o se uno non riesce a farlo da solo o glielo fa un amico gratis, praticamente non conviene, ecco, questo è quanto. Ok, allora, al prossimo video e buon lavoro a voi, ciao. Dimenticavo, naturalmente, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace. Se il video non vi è piaciuto, mettete un mi piace. Ok? Ciao, al prossimo video.